Castello Rizzo, l'isola di Mediterraneo. Bastano solo le prime note e per chi come me ama quel film inizia subito a sentire i brividi. Mediterraneo è un film dei primi anni 90 e i primi ricordi sono legati al mio periodo più spensierato, le scuole superiori. Come nel film, anche noi avevamo tutti più o meno quell'età in cui non hai ancora deciso se mettere su famiglia o perderti per il mondo. Mediterraneo ci rappresentava ed io avevo sempre voluto visitarlo per vedere i luoghi dove è stato ambientato il film. Oggi arrivare a Castello Rizzo è davvero molto semplice. Volo low cost fino a Rodi e dal porto una nave fino all'isola. Fine. Ho scelto la nave perché, come nel film, volevo vivere la scena del ritorno del tenente sull'isola. Una scena che ancora ad oggi mi emoziona. E così è stato. Dopo circa 3 ore di navigazione, la grande nave entra nel piccolo golfo dell'isola di Castello Rizzo. Avevo sempre sognato di vivere quella scena e non nascondo di essermi davvero emozionato quando tra le prime case ho riconosciuto la casetta azzurra di Vasilissa. Ma adesso sono lì e sono pronto a vivere la mia avventura fotografica sull'isola di Castello Rizzo. Raggiungo il B&B facendomi strada tra i tanti tavolini dei ristoranti, dove vedevo promozioni in gita in barca alla visita della Grotta Azzurra ed altre escursioni. Ma niente parlava di Mediterraneo. Ok, erano passati circa 30 anni. Possibile che nessuno si ricorda più del film? Un po' deluso, arrivo al B&B e dopo la sistemazione chiedo alla signora. Mediterraneo? Sorride e mi dice. Vai al ristorante Tapla Tania di Chico. La ringrazio e riprendo così il mio cammino tra le vie tranquille dell'isola, dove la gente non ha fretta. E non solo le persone. Arrivo così al ristorante di Chico e ho il primo déjà vu. Nel film viene ambientata qui la scena dove i soldati, dopo il matrimonio, ballano il sirtaki. Entro e faccio conoscenza con la signora Anna e Domenico. Ci siamo subito intesi. Usciti dal ristorante, mi aveva fatto notare altre due location proprio nella piccola piazza. La casa con l'asinello e la piccola chiesa della famosa scena «Mai fidarsi dei turchi». Italiani, greci, una faccia, una razza. Da qui avevo subito intuito che per un'isola così piccola, per girare le scene, bisognava avere dei grandi spazi. E questo era il primo segnale per intuire di essere vicino a qualche location del film. Domenico mi raccomanda di andare al castello, a Mandrachi, al faro del paese, e di non dimenticare l'isoletta di San Giorgio. In questi luoghi troverò quello che sto cercando. Ringrazio e mi avvio. Arrivo al paese e il primo luogo che volevo vedere da vicino era proprio la casa di Vasilissa. È di sicuro la location principale del film e mentre si osserva il bellissimo colore azzurro, mi vengono in mente le parole della poesia che il soldato Farina recita a Vasilissa. Qual è la cosa bella sopra la terra bruna? Uno dice la torma di cavalieri, uno di fanti, uno di navi. Io colè che si ama. Cerco anche la famosa porta della cantina e dopo averla trovata mi giro e vedo le scale nella casa accanto. Qui è stata girata la scena dove i soldati parlano con la signora anziana. La dolcissima donna scopro poi essere la nonna della signora Anna e che anche lei aveva girato delle scene nel film quando era una bambina. Proseguo il mio tour e proprio dietro la chiesa di San Giorgio trovo un luogo dove nel film i soldati vanno alla scoperta dell'isola. Ma basta osservare bene che se ne vedono altri. Quest'isola è incredibile. Vado così al faro, come consigliato da Domenico, per concludere la prima giornata sull'isola e per godermi il tramonto. In questa piccola piazza sono state girate tantissime scene. I portici che si vedono sono gli stessi dove è stata registrata la scena dei soldati che passano la notte con Aziz a fumare. E poi sappiamo come andò a finire.
Gli stessi portici sono quelli dove è stato ambientato il pranzo con il pilota. C'è stato l'8 settembre! E poi... 3 anni! Minchia, 3 anni! Non ci posso credere! In ogni angolo ormai si riconoscono dei luoghi del film, ma c'era un luogo che volevo vedere e che sapevo già mi avrebbe fatto commuovere. Il giorno successivo si parte alla volta del castello. Tutta la prima parte del film è stata girata qui, ma quello che colpisce è sicuramente la vista bellissima. Da qui si vede l'isola di San Giorgio e la zona Mandrachi. Prima di andare alla scoperta di questi luoghi, trovo il muretto dove è stata girata la scena finale del film. Oggi, dopo 30 anni, le parole del sergente Lorusso sono per me ancora attualissime. Non si viveva poi così bene in Italia. Non ci hanno lasciato cambiare niente. E allora gli ho detto... avete vinto voi. Ma almeno non riuscirete a considerarmi vostro complice. L'isola di San Giorgio, oltre ad essere un posto davvero incantevole dove rilassarsi, acqua cristallina e pesci tropicali, e non scherzo, qui sono state girate delle famose scene e alcune proprio con la signora Anna quando ai tempi era ancora una bambina. Per completare il mio tour sull'isola, alla scoperta dei luoghi del film mediterraneo, mancava la zona di Mandrachi. Qui sapevo che avrei vissuto delle forti emozioni. Sulla spiaggia di Mandrachi hanno registrato l'arrivo e lo sbarco dei soldati italiani e la loro successiva scoperta della scritta sul muro. E ella seinai o tafos ton italon, ovvero la Grecia è la tomba degli italiani. Oggi quella scritta non si legge più, ma si riconoscono le piante. A Mandrachi c'è un piccolo cimitero. Domenico mi aveva detto, la tomba la riconosci subito perché è abbandonata e non ci sono fiori. Ed ecco, davanti a me, quella tomba, una grande croce bianca. Nel film è la tomba della povera Vassilissa. Aveva ragione lui, non c'erano fiori. Beh, ma da quel giorno non più. Un momento, vi ricordate la Grotta Azzurra di cui ho parlato all'inizio? È assolutamente da vedere, un capolavoro della natura, immensa, magnifica e intensa nel suo blu profondo. Questa è l'isola di Mediterraneo. Adesso devi scegliere tu. Castellorizzo può essere per noi, come dicono i locali, o la prima isola della Grecia o l'ultima isola della Grecia. O è l'inizio di un tuo percorso o è la fine di un periodo. In ogni caso, Castellorizzo, per me, è l'isola che rappresenterà per sempre il luogo più spensierato dove perdersi nei propri sogni.